Siamo nell'anno 1977, la banda della Magliana si è già formata, hanno già cominciato a fare delle prime piccole operazioni criminali, nulla di eclatante, stanno facendo delle rapine, eppure Ernegro, che è il capo della banda, insieme col suo sodale Crispino, pensano già in grande, pensano a qualcosa che possa portare alla banda molti, molti soldi. C'è un modo per fare molti soldi tutti insieme: organizzare un rapimento, un sequestro di persona sul modello di quelli della malavita sarda. Sceglieranno la loro vittima e chiederanno un riscatto ingente in cambio della sua liberazione. Ernegro frequenta il giro delle bische romane. E a Ostia gli arriva la soffiata giusta, gli viene fatto il nome di un nobile che potrebbe fare al caso loro. Nel 1977 Giulio Grazioli è un giovane trentenne. È il figlio del duca Massimiliano Grazioli, l'ante della Rovere, discendente di una famiglia le cui origini risalgono alla Roma dei Papi. I possedimenti di famiglia rendono i Grazioli particolarmente esposti ai rischi di un sequestro. Ciononostante, scelgono di condurre una vita normale, senza scorte, tra la residenza di Palazzo Grazioli e la tenuta di Sette Bagni, poco fuori città. Giulio Grazioli, il figlio del duca, ha una strana passione, le armi e i fuoristrada, che condivide con un suo amico, Enrico Mariotti. Enrico Mariotti sembra uno per bene, abile nel camuffarsi negli ambienti che contano. In realtà gestisce una sala corse ad Ostia. È fra quelle mura che l'ambiguo Mariotti indica a Ernegro il colpo della svolta. Gli serve su un piatto d'argento la vittima per un sequestro, un piano per arricchire entrambi. È la sera del 7 di novembre del 1977. Un gruppo di fuoco a bordo di un'autovettura raggiunge la tenuta della Marcigliana. Siamo all'estremo nord di Roma, è la tenuta dove il duca sta rincasando. È a quel punto che la macchina del duca viene fermata e va in scena l'agguato e il successivo rapimento. Il rapimento del duca Grazioli, l'ante della Rovere, sarà effettivamente la prima azione in grande stile della banda della Magliana. Proseguono intense le indagini per trovare qualche indizio che possa portare sulla pista dei rapitori del duca Massimiliano Grazioli. Il duca, proprietario terriero, 66 anni, è stato rapito ieri sera mentre tornava in macchina dalla sua tenuta in una via deserta alla periferia di Roma. Giuseppucci affida il duca a una batteria amica, in modo da avere le mani libere per iniziare le trattative. Questa prima azione criminale della banda è davvero maldestra. Gli uomini della Magliana e di Trastevere non hanno mai fatto in precedenza nulla di simile. E poi hanno chiesto ad un'altra banda il loro aiuto, ma questa banda è ancora più in difficoltà di loro. Viene chiesto il riscatto, eppure le trattative procedono maldestre come il rapimento. Non si riesce a trovare l'accordo perché la banda chiede una somma esorbitante. Insomma, passano i mesi e non si riesce a trovare l'accordo sul prezzo del riscatto e tutto va avanti senza risultati. Il primo contatto avviene dopo alcune ore con una telefonata in cui mi chiedono una cifra abnorme. Le trattative vanno avanti per mesi, prima telefonicamente, poi gli uomini della banda si rendono conto che i telefoni sono intercettati e allora fanno la trattativa in una maniera che oggi ci può far sorridere, a colpi di annunci sui giornali. E a un certo punto arriva un annuncio che segna il raggiungimento dell'accordo. Ve lo voglio leggere, si intitola Ristorante il Matriciano, menù a prezzo fisso, lire 1.500. Questo annuncio in codice annuncia il raggiungimento dell'accordo. Lire 1.500 vuol dire 1,5 miliardi di lire. Il prossimo annuncio lo metterai sul solito quotidiano il giorno 4 febbraio 1978, e né prima né dopo. Dal matriciano, saloni per banchetti, menù fisso a lire 1.500. E tu sai che per noi vorrà dire 1,5 miliardi.
Giulio Grazioli è terrorizzato. La polizia sembra più interessata a catturare i banditi piuttosto che salvare suo padre. E così il figlio del duca decide di fare da solo. Fa cambiare un assegno da 1,5 miliardi alla madre, ripone i contanti in una valigia e aspetta la telefonata dei rapitori. Il figlio del rapito dunque prepara un valigione con dentro la somma necessaria ad ottenere la liberazione del padre. Non sa che la realtà è terribile, infatti il duca Grazioli ha riconosciuto i suoi rapitori e quindi non può più essere liberato. Il riscatto verrà pagato, ma il duca non farà mai più ritorno a casa. La telefonata arriva puntuale e per Giulio Grazioli inizia una caccia al tesoro tra le periferie di Roma, seguendo le indicazioni dei rapitori. Grazioli arriva all'ultima tappa della sua preziosissima caccia al tesoro, un parcheggio a fianco un cavalcavia. Qui trova la prova che aspettava prima di consegnare i soldi, la foto del padre vivo con un quotidiano del giorno in mano. Accanto un biglietto rassicurante: presto riabbraccerai tuo padre. Arrivo sul ponte e sento un vociare, quindi capisco che sotto ci sono coloro che erano incaricati di ricevere il denaro. Chiedo spiegazioni in merito e loro dicono: dacci il denaro. E la banda della Magliana incassa il provento criminale di questo rapimento, 1,5 miliardi. Di lire. Ci si prepara a dividere i proventi secondo la consuetudine della malavita romana. A Roma si fa a stecca para, vuol dire che il provento criminale viene ripartito in parti uguali tra tutti coloro che hanno preso parte a questa azione delittuosa. Ma Ernegro propone un'altra idea, propone di non dividere i proventi di questa azione, di fare cassa comune, in pratica di reinvestire questo provento criminale per pensare ancora più in grande. Con 1,5 miliardi di lire nella malavita si può fare moltissimo. I sodali si guardano in faccia, capiscono che stanno facendo qualcosa che non è stato mai fatto nella malavita romana. Le batterie infatti si sciolgono subito dopo che hanno compiuto il colpo, dopo la divisione a stecca para. Quindi mettono tutto in comune e con questo fondo cassa la banda della Magliana si prepara ad organizzare nuove terribili operazioni criminali. Ernegro, Franco Giuseppucci, l'ex fornaio di Trastevere, adesso ha finalmente il capitale che cercava per investire in affari miliardari. Giuseppucci aveva le idee chiare sulla ristrutturazione della criminalità romana perché diventasse una potente criminalità organizzata e sua è l'idea di evitare la divisione a stecca para, cioè tanto a ciascuno dei partecipanti alle rispettive operazioni, ma piuttosto la creazione di un patrimonio, di un fondo comune dell'organizzazione da reinvestire in mercati lucrosi. Il traffico di droga è l'attività giusta, il modo più veloce per moltiplicare i guadagni. A Roma già si era affacciata da molto la droga, lo stupefacente. Noi però ne eravamo estranei sia nell'uso che nel business, nel commercio, come fonte di guadagno. Però a un certo punto vediamo che sempre più personaggi da noi stimati erano coinvolti comunque in questo traffico e guadagnavano. Allora perché no anche noi?
Con i proventi delle azioni criminali, la banda acquista una grossa partita di droga e a quel punto comincia a smerciarla su tutta Roma. L'organizzazione è capillare, Roma è divisa in settori, a capo di ogni settore ci sono cavalli e sotto i cavalli ci sono le formiche. Insomma, l'organizzazione del Negro e di Crispino è un'organizzazione fin dall'inizio molto strutturata. Pensate ad esempio nelle zone di Trastevere e Testaccio, ma anche Viale Marconi, ci sono dei nuovi sodali come Enrico De Pedis, detto Renatino, o anche Danilo Abbruciati, detto Er Camaleonte, mentre invece sulle piazze del Trullo e di Magliana ritroviamo Abbatino, detto Crispino, e Danesi. Insomma, una struttura organizzata in maniera terribilmente efficiente. La banda della Magliana ha intrapreso il business dello smercio degli stupefacenti su Roma. Giuseppucci tesse così una rete fitta e organizzata per controllare ogni quartiere e in breve diventa l'unico fornitore della città. L'organizzazione del gruppo è scientifica e capillare. Roma viene divisa in zone di competenze. I quartieri Testaccio e Trastevere vanno a Renatino De Pedis e Danilo Abbruciati. Alla Magliana e al Trullo restano Abbatino e Danesi. E dai ranghi degli spacciatori di quartiere la banda comincia a reclutare nuovi sodali. Tra tutti però, nel rione Trastevere, c'è una spacciatrice molto particolare. Il suo nome è Fabiola Moretti, Lady Magliana, secondo il gergo dei giornalisti. Lei è coraggiosa, non ha paura di nulla, è terribilmente efficiente. Fabiola Moretti diventerà la compagna di Danilo Abbruciati, Er Camaleonte, e acquisterà a buon diritto il suo ruolo all'interno della banda. Era una ragazza di una famiglia modestissima, andavo a scuola, vivevo tra Trastevere e Campodifiori, perché sono nata lì, i miei parenti abitavano lì, un'infanzia quasi nella miseria. Perché non eravamo ricchi, però non c'è mai pesata più di tanto, perché erano tutti poveri a quel tempo in quel rione. Siamo nel 1979, la banda della Magliana comincia a dipanare i suoi tentacoli su tutta la città di Roma. Il controllo del territorio richiede a volte anche delle azioni violente, ci sono delle intimidazioni, si comincia a sparare su tutto il territorio della città. E in questa situazione di controllo violento del territorio, i quartieri d'origine, cioè Magliana, Trastevere e poi più avanti Testaccio, Marconi e dintorni, sono dei quartieri estremamente tranquilli dove non succede nulla. È un po' come l'occhio del ciclone, tutto avviene fuori dal centro della tempesta. Franco Giuseppucci diventa il capo assoluto, l'imperatore che domina tutto il territorio romano. Le sue idee e il suo carisma indiscusso portano alla banda il controllo totale nello spaccio di droga sulla capitale. Qualche volta c'è stato qualche imposizione, qualche presa di posizione da parte nostra con qualcuno, che poi però ci si arrivava a un accordo, comunque, perché è ovvio che a un certo punto chi accettava un accordo lo accettava pure perché, né perché eravamo belli. Comunque temeva quello che poteva sembrare un potenziale, il gruppo nostro, quel potenziale che poteva mettere pure paura, all'occorrenza poteva mettere paura. La Magliana, Trastevere e Testaccio diventano improvvisamente zone tranquille. Niente rapine, nessun atto di violenza senza l'autorizzazione di Giuseppucci. Quella compagnia di cani sciolti è diventata una banda che alla Magliana stabilisce il suo quartier generale e da lì controlla tutta la città. La polizia però ne ignora ancora l'esistenza. Noi ci vedevamo davanti a un bar a Via Rigo Fermi, quella è proprio la location storica
che nessuno cita mai, ma via Fermi è stata proprio la culla vera di quello che poi è diventato quel gruppo, diciamo, importante per le cronache. E siamo a Via Fermi, il bar della banda. Possiamo fare una riflessione a riguardo. La banda sta prendendo forma, è un fenomeno di aggregazione di batterie di quartiere. La banda è un fenomeno federale, vuol dire più batterie di quartiere che si uniscono insieme per formare qualcosa di più grande. Trullo, Magliana, Marconi, Testaccio, Trastevere sono questi i primi quartieri su cui la banda ha affermato il suo controllo. Geograficamente la Magliana si trova al centro di questi quartieri. Se noi tracciassimo delle linee che congiungono gli estremi di questo piccolo impero criminale, la Magliana si trova esattamente al centro dell'impero. La scelta giornalistica di chiamare questa banda della Magliana dunque fa riferimento ad un baricentro in cui gravitavano questi uomini appartenenti inizialmente a batterie diverse. La Magliana si crea così una nomea sinistra che fa fatica ancora oggi ad essere cancellata, ancora oggi che il baricentro del crimine a Roma non si trova più alla Magliana.